Salvatore Giuliano. Era lui il giovane fucilato sdraiato per terra? Un terrorista, ha lottato per i più svantaggiati. Un assassino. Mafia, Stato, segreti, rapine, carabinieri, famiglia, libertà. Il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante apposizione, opposizione o conferma dell'opposizione su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. Il segreto di Stato limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni. Gli atti e le vicende legate al personaggio di Salvatore Giuliano sono poste sotto segreto di Stato da più di 60 anni. Questa ipotesi è presentata al pubblico che avrà diritto alle proprie conclusioni. Se lo Stato non ha niente da temere, non mente il segreto di Stato. Deve coprire qualche errore fatto. Io non so che tipo di errore. Ma capisco che se uno nasconde qualcosa vuol dire che c'è qualcosa da non far emergere. Il giornalista e storico Carlo Ruta ha pubblicato decine di libri su tematiche scottanti dell'Italia e della Sicilia, tra cui L'affare Giuliano, che raccoglie circa un centinaio di documenti che pubblicò nel suo blog nel 2005. Oscurato dalle autorità giudiziarie, l'autore subì un processo che durò 8 anni, il primo del genere in Europa. La storia di Giuliano è una storia altamente emblematica e che segna, secondo me, la data d'inizio di tutto un processo, di tutta una strategia che negli anni poi 60 è stata chiamata la strategia della tensione. Il segreto di Stato non può essere opposto da un pubblico ufficiale ad un magistrato se il reato che viene perseguito è un reato di strage. È una strategia continuativa che incomincia lì, che però ha una durata nel tempo e che arriva a tempi noi vicinissimi. La disperazione del dopoguerra costringe decine di migliaia di siciliani a vivere in un totale stato di povertà. Dopo l'unione dell'Italia, molti scelgono di espatriare in Europa, ma soprattutto in America. Il governo aveva disposto l'ammasso del grano, per cui tutti coloro che producevano grano erano costretti a portare il loro raccolto ad un consorzio che poi li distribuiva attraverso delle tessere, ma la quantità che davano era talmente esigua che non garantivano la sopravvivenza, per cui ognuno cercava di arrangiarsi come meglio poteva. La criticità della guerra, le vessazioni subite anche durante il periodo del ventennio fascista, facevano sì che in Sicilia più che altrove si ripensasse a ritornare indipendenti. Salvatore Giuliano, detto Turiddu, nasce a Montelepre, un paesino in provincia di Palermo. Vive la sua adolescenza nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quando al popolo vengono concessi
solo 150 grammi di pasta e 100 grammi di farina al giorno. Chi elude le sorveglianze viene punito con pene molto aspre, così come accade anche alla famiglia Giuliano. È un giovane contadino semi-analfabeta, lascia la scuola molto presto, in terza elementare, va a aiutare suo padre nei campi, la sua famiglia non è poverissima, lui lavora per un periodo anche nella società elettrica e poi fa la prima scelta sbagliata delle tante che farà nella sua vita, si dà al contrabbando. In quel periodo non era il solo, molti facevano contrabbando di grano e lui era tra questi. Scattò una perquisizione, non solo sequestrarono il grano e non gli lasciarono nemmeno quella parte che gli spettava di diritto per la sopravvivenza della famiglia, ma si portarono via tutti gli altri cereali, tutte le altre riserve, lasciando la famiglia completamente indigente perché non avevano più nulla da mangiare. Ecco perché il Peppino Giuliano, il fratello maggiore, fu costretto parecchie volte ad andare a acquistare il grano da qualche contadino che era stato più bravo a nasconderlo. Turiddu è un giovane che ambisce di lavorare in aviazione, per questo sa di dover studiare. Dopo il lavoro nel campo, si reca in bicicletta fino a Palermo per frequentare lezioni private pagate con la farina. Giuliano crea una profonda amicizia con il suo professore che gli parlerà per la prima volta di Sicilia e libertà. Questo gli diede la possibilità non solo di iscriversi a questo movimento politico, ma anche di partecipare all'addestramento sul Monte Pellegrino, dove c'era un poligono di tiro clandestino. Nell'aprile del 1942 aveva aderito al Movimento Sicilia e Libertà del professor Vincenzo Purpura, che poi confluì nel MIS. Salvatore Giuliano risulta censito al numero 138 del registro per la provincia di Palermo. Con l'unione dell'Italia, alla Sicilia erano state tolte tante ricchezze e, come molti isolani, lui non abbraccia l'idea di un'Italia unita. Nasce un fervido sogno, quello di una Sicilia indipendente. La ribellione è quella che probabilmente ha scelto Salvatore Giuliano, ovvero non ho i mezzi legittimi, utilizzo i mezzi illegittimi, cioè la violenza, cioè le sparatorie, cioè i rapimenti per la mia causa e non riconosco più nemmeno il sistema in cui sono. Voglio sovvertirlo, questo è alla base di tutto quello che poi sono tutti i movimenti separatisti, indipendentisti, anche quelli più violenti e terroristici, si basano su questo. Io non accetto che la società in cui sono inserito vada in questo modo e voglio sovvertirla. Indubbiamente una figura che andrebbe anche studiata nelle scuole, dove purtroppo l'intera storia del Novecento viene affrontata con molta fretta, spesso non viene affrontata per niente. Una figura complessa e la sua storia è importante fondamentalmente perché Giuliano è protagonista di eventi che saranno alla base della nascita della nostra Repubblica. Giuliano sostituisce il fratello malato per prendere da un contadino due sacchi di frumento caricati su un cavallo. Il ritorno a casa cambierà il destino del giovane, dando una svolta decisiva alla sua vita. Il 2 settembre del 1943 Giuliano si imbatte in questo posto di blocco e quel giorno, per la prima volta armato, ha una pistola con sé. Viene fermato, implora in tutti i modi di essere lasciato libero, soprattutto perché temeva che dalla perquisizione, se risultasse la presenza della pistola che aveva addosso, lo avrebbe portato di fronte alla corte marziale, perché questa era la norma che era stata stabilita dall'ANVUT, dal governo provvisorio di amministrazione militare degli americani. Nel frattempo sopraggiunse un camion carico di grano, gestito evidentemente dai potenti dell'epoca e quindi combutta con la mafia,
che, fermato al posto di blocco, si intrattenne in maniera molto amichevole con i due carabinieri e le due guardie campestre che operavano in posto di blocco. E Giuliano approfittò di quella distrazione per cercare di scappare. È comunque molto importante questo evento, perché qui che Giuliano comincia la sua vera e propria carriera deviante. È il momento fondamentale, il bivio fondamentale di quello che poi sarà il Salvatore Giuliano che poi conosciamo. Inaspettatamente si sono girati e hanno visto che lui stava andando via e gli hanno sparato. Tant'è che dei 6 colpi sparati, 2 lo hanno colpito. Uno dei proiettili gli ha attraversato il fianco, un altro invece gli è rimasto dentro e gli ha spappolato mezzo fegato. Accasciato a terra dal dolore, sente una delle guardie avvicinarsi e tira la pistola dallo stivale. Il suo colpo sarà fatale. Giuliano firma così il suo primo delitto. Da questo momento viene visto come un assassino innato, mentre il suo popolo lo vede vittima di un sistema sbagliato. Si era in un momento abbastanza particolare, perché altrimenti dovremmo conteggiare, tra virgolette, tra criminali tutti i partigiani che resistevano all'esercito e agli stessi carabinieri in altre parti d'Italia. Quindi diventa molto più fumoso e molto più complicato capirlo. Il fatto è certo che c'è stato sicuramente questo conflitto, che non è stato il primo a sparare Salvatore Giuliano, così come è certo che ha risposto a fuoco. Mio zio aveva avuto quella pistola alcuni mesi prima da un reparto di soldati jugoslavi che stava rientrando a casa e che si liberavano di tutto quello che avevano. Quindi sia il cavallo sia la pistola erano stati barattati per le genere di prima necessità con questi soldati. Non vuol dire che avesse premeditato un crimine. Lo aveva semplicemente perché così facevano tutti per difendersi. Il giornale di Sicilia titola in prima pagina: La Sicilia, che non ha mai tradito, riconsacra il suo diritto alla libertà e all'indipendenza. Il partito Sicilia e Libertà diventa MIS, Movimento d'Indipendenza Siciliana. Si catalizzano due grandi forze politiche in Italia. La componente cattolica, che a un certo punto fa riferimento agli Stati Uniti d'America, e la componente social comunista che fa riferimento all'Unione Sovietica. E in Sicilia si crea lo spazio politico per promuovere un'azione di tipo separatistico. Dopo una difficile guarigione, Giuliano si procura una moschetta, mentre la cagnetta Giulia gli segnala i pericoli. Centinaia di carabinieri a Montelepre lo stanno cercando. La notte del 24 dicembre, mentre gli abitanti di Montelepre si apprestavano a recarsi in chiesa per partecipare all'ultima giornata della novena, prima della festa del Natale, vengono arrestati, si fa una retata, ben 125 persone, uno per famiglia, tra cui anche il padre di Giuliano. Lo hanno percosso, gli hanno dato dei pugni, dei calci, gli hanno rotto il naso al solo scopo di farlo parlare affinché gli indicasse dove fosse il figlio che era l'oggetto della missione. Questi sono veri e propri rastrellamenti ed è un modo di fare che non era nato in quel periodo, ma veniva da moltissimi anni prima, dal modo di fare dei carabinieri e di tutto l'esercito nel post Unione Italiana, con tutto il brigantaggio in tutto il sud Italia. Quando mio zio vide la fila degli arrestati e in mezzo agli arrestati notò che c'era suo padre con la camicia tutta insanguinata, già il sangue gli ribolliva. Ma quando ha visto un'ulteriore scena, che il carabiniere che lo seguiva lo percoteva con lo calcio del fucile per farlo andare più veloce, a quel punto non ci ha visto più. Lui si è messo allo scoperto, ha gridato: carabinieri, sono io quello che cercate, prendetemi. In un istante i carabinieri cominciano a sparare,
ma questo avviene senza successo. La mira di Giuliano risulta infallibile. Si è riparato dietro un muro, si è affacciato solo 3 volte, ha sparato solo 3 colpi. Purtroppo un altro morto e 2 feriti. Questo episodio che determinerà poi il prosieguo di Giuliano nel porsi come antagonista delle forze dell'ordine. Comincia la latitanza di Turiddu. Da solo nel suo rifugio, dall'alto sulla collina di Montelepre, guarda la casa e la famiglia che saluta segnalando con il riflesso di uno specchietto. Sono arrivati in tanti, ci hanno picchiato, umiliato, arrestati. Ma noi ti vogliamo bene, crediamo in quello che stai facendo. Qui ho perso anche la dignità. Non so più cosa sia la luce del giorno. Vedo solo 4 mura ammuffite. Non si distingue il giorno dalla notte. Ci è vietato parlare e non sappiamo neanche il perché. Prima amavo stare da solo, ma solo oggi posso dirti cosa sia la solitudine. Ti corteggia, ti fa pensare, alla fine ti inganna e ti uccide. Oggi mi hanno preso di forza. Erano in 4. Mi hanno portato in una stanza. Se il malcapitato riusciva a sopportare quello che gli veniva fatto, era da considerare un eroe. La tortura più rinomata era la cassetta. Si metteva in posizione supina sopra una cassetta, con le mani e i piedi legati, con un imbuto in bocca e gli versavano acqua e sale. In questo modo o parlava oppure rischiava di soffocare e magari una volta ogni tanto capitava che uno ci moriva. Poi naturalmente, siccome non c'erano testimoni, dicevano che era morto d'infarto. E se un tutore delle forze dell'ordine mette in atto un comportamento criminale sostanzialmente, quindi un reato, si può definire criminale. Basta una settimana perché Turiddu prenda iniziativa e nella notte di Capodanno, travestito da contadino e attrezzato da cordone e lametta, fa scappare dal carcere 8 detenuti. 6 di loro lo vogliono seguire. Si crea il primo nucleo della cosiddetta Banda Giuliano. Salvatore Lombardo, Andrea Abbate, Tommaso Di Maggio, Antonino Cucinella, Angelo Vitale, Francesco Giuliano. Quando fino a Carapile gli chiede di formare un gruppo suo, lui si ritrova già questi uomini parzialmente addestrati. Il fratello Giuseppe, che aveva fatto la guerra con la mansione di armiere, insegnava loro l'uso delle armi, come si sparava, come si smontavano, come si pulivano. Salvatore Giuliano dimostra grandi capacità nel gestire situazioni difficili. Qual è il vero motivo che spinge il giovane di rimanere nell'isola e di crearsi addirittura una banda? Non riconosce più l'Italia come punta dell'iceberg i carabinieri, e quindi vuole sovvertire. Quindi il primo obiettivo ovviamente è quello che è più facile raggiungere, è la punta dell'iceberg. Quindi sicuramente è l'obiettivo più facile, l'obiettivo più diretto e probabilmente anche quello che fosse direttamente gli aveva creato problemi e fastidi e quindi anche un po' di rivalsa. Ma non credo che si esaurisca una semplice vendetta. C'è molto di più dietro il suo modo di fare e dietro tutto quello che poi creerà dopo.
prima abbraccia la fede separatista, pensa in questo modo di poter dare seguito al suo sogno dell'indipendenza della Sicilia sotto il grande ombrello degli Stati Uniti. Lui viene da un mondo arcaico e crede che i legami familistici e di gruppo siano sufficienti per dare forza al capo. Lui crede di essere un capo che può liberare la sua terra dalla sopraffazione, dal dominio. Si illude di poterlo fare. Dunque Giuliano non se ne va perché pensa di poter diventare davvero un re. Per fare questo accetta tanti compromessi e si mette sostanzialmente al servizio di forze reazionarie. Giuliano si dimostra molto abile nel gestire le armi. Inseguito dalle forze dell'ordine, la sua vita è minacciata continuamente. Spesso uccide per difendersi, ma molti lo ritengono provocatorio. Se lui fosse stato il comandante di un esercito regolare, in questo momento lo ricorderemmo come un grande generale. La dimestichezza delle armi c'era, ma era sicuramente condizionata dagli eventi. Fa parte dello schema criminale del Giuliano, ma come ne fanno parte tante altre cose. Così come utilizzare le armi fa parte di un soldato. La leggenda dice che riusciva a intercettare le comunicazioni delle forze dell'ordine, allora si divertiva a dare degli ordini naturalmente finti, quindi mettendo in ridicolo le forze dell'ordine locali. È una bella domanda chiedersi fino a quanto è conseguenziale e dove poi comincia invece il personaggio Salvatore Giuliano, che a questo punto sfida le istituzioni. Voi non riuscirete mai a prendermi, questo è il mio territorio, lotto per il popolo. Molte volte mia nonna si meravigliava che lui arrivasse a casa non dalla porta posteriore del giardino, ma dalla porta principale, dove sapeva che c'era la pattuglia che faceva avanti e indietro. Si meravigliava di questo, dice: ma tu non hai paura che se ti vedono ti sparano? E dicevano: mamma, guarda che sono loro ad avere paura. E ti spiego perché. Perché loro hanno il moschetto 1891. Per mettere il colpo in canna devono pigliare il fucile, lo devono togliere dalla spalla, lo devono mettere così e devono tirare la leva per mettere il colpo in canna. Prima che fanno questo, io sotto l'impermeabile ho il mitra, senza la sicura, mi basta alzare un braccio, ta 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 ta, e addio. Il tenente Testa si autoconvince che la cattura di Giuliano non sia difficile e un giorno prima del suo matrimonio va a cercarlo in alto sulla montagna insieme a 20 carabinieri. Giuliano lo uccide, poi scriverà di lui: vittima del suo dovere. L'allora giovane ragazzo latitante Salvatore Giuliano ha cominciato pian piano a diventare Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano rientra a pieno titolo in quell'ampio fenomeno di banditismo sociale, un fuorilegge rurale ritenuto assassino. Eppure resta all'interno della società contadina considerato un brigante, un eroe, un combattente per la giustizia. Possiamo parlare di una ideologia prepolitica ancora, cioè nel senso che non è una caratteristica del bandito, ma è una caratteristica delle società in cui c'è molta miseria e in cui si creano le situazioni perché politicamente si dica: togliamo ai ricchi e diamo ai poveri. Cioè lui ha assorbito un po' questo humus. Il suo attaccamento alle persone del luogo, ai Monteoleprini, era veramente forte. E quindi Giuliano tantissime volte dava a loro ciò che magari riuscivano a racimolare attraverso i sequestri di persone. Spartiva quello che aveva. La gente lo considerava il protettore del popolo, i carabinieri. Se andavano in giro e chiedevano a qualcuno: hai visto Giuliano? Se Giuliano era passato a destra, gli dicevano che era passato a sinistra.
formato da forze di qualsiasi credo politico, il movimento indipendentista siciliano ha un unico scopo, quello di ridare all'isola la sovranità. All'apice della sua esistenza, arriva a contare oltre 1,5 milioni di iscritti. Il MIS è stato costituito da persone illustri che avevano una certa importanza politica anche prima dell'epoca fascista. E ad esempio parliamo di Finocchiaro Aprile. Finocchiaro Aprile era sicuramente un liberale di un certo spessore, che tuttavia in quella situazione confusa, concitata, decide di giocare la carta della separazione, perché non si capiva esattamente dove stava andando l'Italia e la Sicilia rischiava di essere altamente penalizzata. L'anno 1945 è il più denso nella storia del separatismo siciliano. Dopo l'appello alla conferenza di San Francisco per l'autodeterminazione in Sicilia fatto da Andrea Finocchiaro, la polizia, sotto l'ordine del comandante Aldisio, devasta le principali sedi del MIS, arresta le persone trovate all'interno e rastrella il bosco di San Bucello a Messina. Si crea una vera e propria guerra. Viene creato l'EVIS, Esercito Volontario per l'Indipendenza Siciliana. Per fare la storia di Giuliano per intero bisogna capire anche il tipo di rapporto che lui instaurò con l'EVIS e quindi bisogna fare anche la storia dell'EVIS. Da questo punto di vista non è propriamente un bandito, ma è un bandito che si è politicizzato, che aveva anche un progetto politico che portava avanti. L'EVIS è costituito da due parti, una è quella che viene gestita da Giuliano e l'altra dalla banda dei niscemesi che copre la parte orientale dell'isola. Giuliano copre la parte occidentale. Diventato colonnello a solo 22 anni, Giuliano riesce a reclutare centinaia di uomini. Assegna ampie zone a 4 capogruppi e crea il reparto femminile dell'esercito. C'era una zona vicino a Castelnuovo di Sagra che veniva adibita a pugno di tiro e quindi gli uomini di Giuliano venivano addestrati a sparare lì. Giuliano prendeva un contadino e lo faceva diventare un soldato. Marianna Giuliano, sempre a fianco del fratello, guida la squadra femminile dell'Evis con il grado di sergente. Ha in comando un plotone di 20 donne. Servono come supporto ai reparti maschili per assistere e curare i feriti, ma all'occorrenza impugnano le armi e sparano. L'Evis, forza militare clandestina, richiede dei grossi impegni economici. Come finanzia il MIS il suo braccio armato nella guerriglia per l'indipendenza? I vertici del MIS promettono di finanziare il suo impegno militare attraverso l'acquisto di armi e anche trasferendo delle ingenti somme di denaro, cosa che però di fatto non avviene. Viene data una piccola somma, vengono procurate delle armi e allora si creò un escamotage per trovare i finanziamenti e si suggerì a Giuliano di adoperarsi con i sequestri di persone. La maggior parte dei sequestri sono dei sequestri concordati e dei finti sequestri. Qualche sequestro vero c'è stato. I sequestri che furono operati per finanziare le azioni militari della Brigata Palermo non piacevano molto a Salvatore Giuliano. Inizialmente lui li aveva osteggiati, anzi Giuliano andò su tutte le furie, voleva invece che si rispettassero i fatti. All'interno della banda vi era qualcuno che aveva visto di buon occhio la situazione, mi riferisco a Terranova, che era uno di quelli più specializzati nell'eseguire questo tipo di azioni. Una persona che è stata sequestrata che mi diceva: io ho passato uno dei periodi più belli della mia vita quando sono stato sequestrato. Ci ubriacavamo, giocavamo a carte, si suonava, si cantava. Dice: è stato il periodo più bello della mia vita. C'erano anche dei ricchi possidenti siciliani che gli davano sotto forma di contributo volontario. La morte improvvisa del professor Antonio Canepa, il fondatore dell'Evis, che muore su colpo insieme ad altri 3, provoca disorientamento nell'esercito. Giuliano crea Masca, movimento per l'annessione della Sicilia alla Confederazione Americana. I migranti siciliani che proposero, nell'eventualità che lui fosse riuscito ad ottenere l'indipendenza della Sicilia, la Confederazione con gli Stati Uniti d'America, quindi staccare la Sicilia dall'Italia e unirla agli Stati Uniti d'America
quando allora gli stati erano 48, la Sicilia sarebbe diventata il 49esimo stato. Ci fu la campagna pubblicitaria, vedremo oggi un battage pubblicitario di questo maschio, dove si vede la Sicilia che viene staccata dalla catena che la tiene legata all'Italia da un omino che raffigura Giuliano, che vuole spostare la Sicilia sotto l'influenza americana. Il Masca ebbe una durata molto breve, perché l'idea di confederazione della Sicilia con gli Stati Uniti subì un arresto molto brusco a causa del veto messo dalla Russia, che non voleva uno Stato americano al centro del Mediterraneo in posizione così strategica. Il sogno americano era un sogno che apparteneva ai poveri, ma era anche, purtroppo dobbiamo dire, era anche un sogno criminale. Cioè dire, si sapeva che in America, insomma, si potevano fare molti soldi e si poteva addirittura entrare in una sorta di partnership con situazioni di potere. Veniva visto come un paese ricchissimo, come un mondo nuovo, e quindi in un certo senso veniva anche medizzato. Padre era pendolare tra gli Stati Uniti e l'Italia, infatti lui è stato educato più dalla madre che dal padre. Un ruolo importantissimo nella sua famiglia hanno avuto la madre e la sorella, Mariannina. A Giuliano e alla sua banda vengono imputati ufficialmente 100 omicidi di poliziotti e carabinieri, 34 assalti di caserme, oltre 400 delitti tra uccisioni, rapine e sequestri di persona. Non basterebbe una enciclopedia per raccogliere e censire tutti gli assassini commessi in quel periodo e che con molta nonchalance, anche con senziente le forze dell'ordine, sono state tutte quante addossate a Giuliano. Vero è che utilizzava qualche sosia per depistare durante le sue azioni fulminee, ma è anche vero che non poteva essere presente in parti così lontane, in una vasta area qual è la Sicilia. Giuliano, uomo del popolo, diventa l'eroe. Lo testimoniano anche le ballate che furono scritte dai cantastorie dell'epoca. Voglio cantare col senso sereno. Sett'anni niente di meno, fici rimare su tale somano, e per delicature fu importanti, l'un titolaro, re delle briganti. Un giornalismo propenso allo strillo e al fare rumore mischia realtà con fantasia. La sua notorietà arriva oltre i confini nazionali e Giuliano viene descritto come un bandito romantico, uno spietato assassino, ma soprattutto come simbolo della mafia. Spesso poi si arrivò alla equazione che Miss era uguale a mafia, ma effettivamente non è così, non è stato così. E lo dimostra che la mafia pensò di trovare altre soluzioni e di ritagliarsi un posto a sole nella politica emergente. Giuliano operò fino a un certo punto, perché comunque la mafia sapeva che serviva al gioco internazionale e al gioco politico dell'anticomunismo. La mafia può aver usato Giuliano. Giuliano può all'inizio aver cercato di utilizzare qualche copertura della mafia, ma considerarlo mafioso è assolutamente non corretto. Sappiamo bene le connivenze che nascono allora in maniera molto più definita della mafia con quella che poi è diventato lo Stato italiano, la Repubblica italiana. E se io, Salvatore Giuliano, non riconosco lo Stato italiano, e siccome so come vanno le cose da queste parti e ci so delle connivenze, non posso essere parte di un qualcosa che in un certo senso è parte pure dello Stato. Tant'è vero che viene contrastato, comincia ad essere contrastato Giuliano,
e all'interno della banda di Giuliano vengono indirizzati i fratelli Passatempo proprio da parte di Don Giorgio Vizzini. Probabilmente è diventato anche poi molto scomodo anche per la mafia, non solo per lo Stato. Nessuno mi credeva sincero nel mio patriottismo. Tutti pensavano che io avevo interessi personali, che mi volevo salvare o volevo qualche vantaggio. Invece io ero convinto che la vittoria di noi separatisti non mi cambiava la vita. E perciò agivo comunque spinto dalla mia idea. Gli obiettivi dei separatisti vengono in gran parte raggiunti con la dichiarazione dell'autonomia della Sicilia. Ad oggi alcuni considerano Giuliano coautore di questo risultato. È nel 1946 che De Gasperi con molta sagacia blocca il movimento indipendentista proprio concedendo una grossa autonomia di poteri all'isola, e quindi questo naturalmente fa progressivamente rientrare i facinorosi del movimento separatista, e dunque quando Giuliano è all'apice della sua carriera di colonnello, sostanzialmente il separatismo è già sulla via del tramonto. Sicuramente era a livello militare un grande stratega, che non dobbiamo dimenticare che lui nel periodo più alto e nella marea montante del suo iter di bandito, lui riesce a organizzare qualcosa come 300-400 persone e li riesce a organizzare militarmente e riesce a operare in un'ampia area della Sicilia con azioni militari di guerriglia che non sono seconde alle guerriglie che invece hanno alta considerazione negli studi storiografici. Con l'ulteriore decreto di amnistia, i componenti del MIS e dell'EVIS vengono assolti in quanto le loro azioni erano considerate reati politici. I giovani volontari tornano a casa, ma non anche Giuliano e la sua banda. Questi banditi erano oggettivamente pericolosi perché avevano nelle mani delle armi di ricatto che avrebbero potuto usare nell'evoluzione politica della Repubblica. Con l'ottenimento dell'autonomia, molti abbandonano il sogno separatista, tra questi anche Andrea Aprile Finocchiaro. Rimane solo Nino Varvaro nel MIS, uomo del quale Giuliano si fida. Chiede appoggio per la campagna elettorale promettendo a Turidu vincita ed amnistia. Fu un'operazione premeditata dallo stesso Varvaro, che comunque era passato al Partito Comunista Italiano. Tutta l'azione di Salvatore Giuliano, l'apporto economico, l'aiuto della sorella, venne vanificato da questa mancata elezione. Varvaro cede tutti i voti al suo padrino Girolamo Licausi, presidente del Partito Comunista. Giuliano vuole spiegazioni per il tradimento e cerca incessantemente Licausi, una messa in scena che non perdonerà. La vincita del blocco del popolo naturalmente scatena delle reazioni violente della DC, perché erano convinti di avere la vittoria in pugno e invece si accorgono che è avvenuto l'esatto contrario. La Democrazia Cristiana, in breve DC, soprannominata Balena Bianca, viene rappresentata in Sicilia da Bernardo Mattarella, spesso collegato con l'allora ministro dell'Interno Mario Scelba. Appartenevano alla stessa corrente politica, rappresentavano la forza della Democrazia Cristiana in quel momento in Sicilia. Bernardo Mattarella sicuramente era uno dei politici più potenti della Sicilia. Nel Palermitano era una specie di dominus, aveva un controllo importante sull'elettorato. La DC siciliana chiede aiuto al Dipartimento della Guerra americana, temendo questo sorpasso a causa dell'Unione Socialisti Comunisti, quindi del Blocco del Popolo, avevano già mandato 10 uomini dell'OSS, oggi CIA, per tenersi addestrati e pronti per compiere una qualche azione militare nel caso fosse stato
necessario. Dopo lunghe ricerche fallite, Giuliano capisce dove potrà incastrare li causi. Convoca un incontro con i suoi uomini per spiegare il suo piano, ma nella banda ci sono degli infiltrati. Salvatore Ferreri, detto Fradiavolo, entra all'interno della banda Giuliano perché contattato dai servizi, tramite Pani. Lui aveva avuto qualche precedente con la giustizia e quindi rientra in Sicilia con la promessa che avrebbero rimesso a posto la sua ferita penale se gli avesse reso un servizio di controllo all'interno della banda Giuliano e quindi anche una fedeltà non indifferente. Lui entra all'interno della banda e si comporta come di conseguenza come se fosse un agente vero e proprio dei servizi stessi. Giuseppe Passatempo, un altro infiltrato che rappresenta l'occhio della mafia, trasmette in continuazione notizie a Don Calogero Vizzini. Mio zio lo teneva perché come combattente era straordinario, lui era capace di affrontare decine di carabinieri con la massima disinvoltura e la massima determinazione. Tutti avevano interesse a controllare l'operato di Giuliano per poterne utilizzare l'opera, ognuno secondo il proprio scopo. Come nel resto d'Italia, alla portella della Ginestra, in piana degli Albanesi, gli abitanti dei paesi circostanti si incontrano per festeggiare il giorno dei lavoratori. Un'ottima occasione anche per i comunisti di celebrare la loro vincita nell'isola. Giuliano pensò di cercare i causi e di avere contro ragione dalle causi che del capo del Partito Comunista Sicilia, e lo fece presentandosi a portello alla Ginestra, poterlo sequestrare o in ogni caso per potergli dare una solenne e sonora lezione. Sulla folla in festa, le raffiche di mitra durano circa un quarto d'ora, lasciando sul terreno 11 morti, tra cui 2 bambini e più di 30 feriti. Ma come si era organizzata la banda Giuliano? Una sparatoria in aria, creare confusione, mentre un'altra squadra dalla parte di sotto aveva il compito della cattura vera e propria. Dopodiché sarebbe scesa anche la squadra della montagna in mezzo alla gente. Un'altra ipotesi sulla presenza di Giuliano alla portella è quella che il bandito avesse avuto un mandante che gli suggerì il piano di cattura di Licausi in una lettera. Quella presunta lettera viene consegnata a Giuliano 2 giorni, 3 giorni prima della strage. Viene consegnata da Pasquale Sciottino e in sede di processo di Viterbo si parla di quella lettera come di un messaggio a Giuliano, addirittura di Mario Scerba. Giuliano, insieme a 11 suoi uomini, si posta in alto sulla collina Pizzuta, a 500 metri dalla folla. Sequestra 4 cacciatori trovati casualmente in zona e li tiene vicino a sé facendoli assistere all'intero episodio. Alla fine della sparatoria, i 4 vengono liberati. Quando questi furono interrogati, separatamente, tutti e 4 confermarono che balisticamente non avrebbe potuto colpire nessuna persona, almeno la postazione in cui era presente Salvatore Giuliano. Di questi interrogatori non si tenne conto al processo di Viterbo. We'll be right back.
dopo decine di anni, l'autore della strage rimane una verità risaputa, ma seppellita ad opera d'arte. Chi ha realmente sparato sulla gente inerme? Chi è stato il mandante? È attendibile che Giuliano abbia accettato questo incarico di sparare a Portella della Ginestra ad altezza d'uomo e a colpire gente che era a lui vicina? Dentro la banda c'erano persone emissarie di polizia e carabinieri. Giuliano ha assunto degli impegni, però è chiaro che lì qualcuno poteva fare anche di testa sua, anche al di là delle decisioni di Giuliano. Giuseppe Passatempo, coadiuvato da Ferreri, tirano una raffica di mitragliatrice con la mitragliatrice Bede modello 30 e quest'arma aveva la potenza di raggiungere il bersaglio perché tirava 1,5 km, quindi i 500 metri li poteva coprire benissimo. Questo era semplicemente per dare lo spunto di attribuzione della responsabilità a Giuliano. Giuliano, durante quella sparatoria, a un certo punto gridò una frase molto chiara, disse: disgraziate, cosa state facendo? Vi state ammazzando. Anche se voglio fare un'azione forte, perché ci sta che faccio un'azione forte, ne ho fatte altre in passato, non ho paura di utilizzare le armi e la violenza, ma non vado mai contro il popolo che mi sostiene. È difficile pensare che nella testa di Giuliano ci fosse stato il fare una strage. Turiddu ordina di sparare a 20 centimetri sopra le teste della folla per impaurire e fare piazza pulita, facilitando la cattura di Licausi. Ma Licausi, stranamente, non si presenta alla festa. Si verificano eventi che vanno in parallelo al piano di Giuliano. Il piano, ordito dalla DC, dai servizi segreti americani e dalla mafia di San Giuseppe Ato, prevedeva appunto l'uccisione di persone e chiunque fossero. Nei primi istanti di quei tragici momenti, gli uomini e le donne che erano andati a festeggiare il primo maggio pensarono all'inizio ai giochi pirotecnici. Si è poi saputo dai manuali dell'OSS che le bombe che erano nella disponibilità dei servizi segreti statunitensi avevano proprio questo particolare. All'inizio emettevano dei fischi, dei suoni, sembravano appunto dei giochi pirotecnici e poi esplodevano in mille schegge, le schegge che sono state poi ritrovate anche sui corpi di alcuni sopravvissuti. Dalle indagini fatte dalla polizia e dai carabinieri, mai congruenti tra loro stesse, dopo 2 ore dalla strage si accertano 6 differenti postazioni in basso di provenienza degli spari, 81 bossoli di mitra calibro 9, 800 bossoli di armi varie. I morti risultano feriti con traiettoria orizzontale da armi Beretta calibro 9, in dotazione esclusiva delle forze armate italiane. Ma i bossoli Giuliano sarebbero stati in diagonale, invece i colpi che facciavano le persone sono tutti in orizzontale, quindi ad altezza d'uomo. Intervenne un comando fatto da 10 uomini, tutti appartenenti alla 10ª MES, che giunsero all'aeroporto Bocca di Falco e furono accompagnati da Gaspare Pisciotti. Questo è un particolare che naturalmente è emerso moltissimi anni dopo. È rimasto un particolare segreto perché sarebbe stato svelato il segreto della Repubblica sostanzialmente, cioè il fatto che uomini legati a vario titolo, gli stessi ambienti istituzionali, erano stati protagonisti di una strage. Sin dagli sbarchi anglo-americani del 1943, numerosi italo-americani furono inseriti nelle truppe di occupazione. La mafia entra in scena nella fase successiva allo sbarco in rapporto al controllo sociale del territorio. Dall'America viene chiesto l'intervento di Lucky Luciano. Ebbe rapporti con i capi mafia, in maniera particolare con Don Calogero Vizzini, che era un po' il suo alter ego in Sicilia. Alla fine fu scarcerato, mandato in incognita in Sicilia a preparare l'arrivo degli americani e poi successivamente fu scarcerato definitivamente e rimpatriato in Italia sulla parola, proprio perché Affenden dichiarò che era stato utile alla causa americana. Una strage sicuramente che aveva fini politici
E quindi è chiaro che la mafia è entrata in gioco nel momento giusto proprio per se stessa. Ma da questo punto di vista noi possiamo parlare di una mafia che era contro Giuliano, non a favore di Giuliano. La decima Mas, la mafia, gli americani e il bandito Giuliano, tutti presenti a Piana degli Albanesi. Ma in questo drammatico eccidio si fa spesso il nome dell'ispettore Ettore Messana. Come fa Messana a non sapere che si sta programmando, si sta organizzando la strage, quando lì dentro c'è un suo uomo, insomma, che lo informa di tutto? Messana non è riuscito a rispondere alle domande che gli sono state poste appunto dalle cause, e per questo motivo lui si dimette. Lo stesso ispettore, dopo soltanto 2 ore dalla strage, si tradisce. Riesce a rivelare il nome dell'autore dell'eccidio. Con la presenza di così tante forze armate, che senso aveva inviare una lettera a Giuliano per mandarlo alla Portella? Allora interessava presentare un colpevole all'opinione pubblica, e quindi lo hanno trovato in Giuliano e i suoi uomini. In quel periodo, giornali di mezzo mondo parlano di Turiddu come di una star. Il giornalista americano Mike Stern, che per arrivare al bandito viene bendato, scrive un libro intitolato No Innocence Abroad. È una vera spia, un amico di Giuliano che incontra Giuliano subito dopo la strage e che va nelle montagne di Montelepre insieme a Pasquale Sciortino e allo stesso padre di Giuliano, lo fotografa, parla di lui su True Life, riviste importanti dalle quali emerge la figura di un bandito eroico. Sono due le lettere che invia a Truman attraverso il giornalista Stern, che non riceveranno risposta. Non sappiamo se giungeranno veramente sul tavolo del presidente, e la stampa dell'epoca dà un'ampia eco a questa vicenda. Pensa di poter parlare da pari a pari al presidente degli Stati Uniti, dunque questo ci lascia pensare alla sua forza, a quanto lui si sentisse investito di un ruolo e di potere, e gli dice: liberaci dallo straniero. Si rivolge ad uno straniero per chiedere la garanzia e protezione nei confronti dell'altro straniero. Le ultime carte che Giuliano si gioca per cercare di salvare le sorti sue e soprattutto dei suoi uomini. Dopo 2 mesi dalla strage viene effettuata una retata dove vengono arrestati 20 uomini di Giuliano. Francesco Gaglio viene torturato in maniera disumana, tant'è che durante le torture subisce la torsione dei testicoli che gli si atrofizzano a vita. Gli viene sottoposta la tortura alla cassetta, alla fine mette una firma su un documento in cui dichiara che lui e gli altri 20 ragazzi sono gli autori della strage di Portella della Ginestra. Capita la trappola, Giuliano scaccia via fra diavolo e passatempo. Continua a considerare Licausi colpevole della sua presenza alla Portella e si vendica bombardando le sedi principali del Partito Comunista: Carini, Borgetto, San Giuseppe Iato, Moreale e Cinisi, tutte in fonda notte. Ma passatempo si vendica, mettendo in scena il bombardamento a Partinico alle ore 22, uccidendo un uomo e ferendo altre 5 persone. Vengono lanciati dei volantini firmati da Giuliano, che tuttavia non sono stati scritti da Giuliano. I proiettili usati a Partinico sono sempre di una mitraglietta di calibro 9 uguale a quella usata a Portella della Ginestra. Esiste ancora un doppio Giuliano, cioè un Giuliano vero che agisce e si assume le responsabilità di quello che fa, e poi un Giuliano finto, un Giuliano fantoccio, che viene dato in pasto all'opinione pubblica come autore di stragi che in realtà nascono da altri contesti. Questo è il quadro che si è costruito per aggravare le responsabilità di Giuliano e per ulteriormente attribuire la responsabilità di Portella, come se Partinico fosse stata la continuità di Portella.
Il separatismo è ormai al declino e le lettere inviate al governo americano tramite Mike Stern rimangono senza risposta. Giuliano viene contattato per le elezioni del 18 aprile 1948 dai democristiani, rappresentati nell'isola da Bernardo Mattarella. Si presenta, chiede la presenza di mio nonno durante un comizio. Mio nonno si affaccia al balcone assieme a questo candidato e solo per essersi affacciato assieme al candidato che doveva fare il comizio, questa persona molto avrebbe avuto 1800 e più voti. È chiaro che Giuliano deve cambiare atteggiamento. Opportunisticamente accetta di fare le sue campagne per questi ambienti. Giuliano è stato un uomo che si è sempre messo dalla parte sbagliata. Non riuscì a maturare una visione politica del momento che stava vivendo. Fu utilizzato. In una lettera del 29 giugno 1946, poco dopo il voto per l'Assemblea Costituente, Bernardo Mattarella scrive: «La lotta elettorale è stata dura e faticosa, ma ci ha dato anche il grande risultato del pieno fallimento della mafia. I separatisti, che ne dividevano con i liberali i favori, sono stati miseramente sconfitti». A Giuliano vengono fatte più proposte per l'espatrio? Ma lui preferisce aspettare che i democristiani mantengano le promesse fatte. Era stata promessa la riabilitazione a Giuliano e evidentemente man mano cercarono di scaricarlo, perché quando poi Giuliano non serve più si decise che fosse giunto il momento di sopprimerlo. Dopo la vincita del Partito Democristiano, i poliziotti fanno piazza pulita intorno a Turiddu, arrestano l'intera famiglia del bandito e altre centinaia di Montelleprini. Le promesse non vengono mantenute. Sono entrato in carcere con mia madre che avevo 8 mesi, sono uscito quando avevo 5 anni. Quando lo Stato a un certo punto si sente minacciato da Giuliano e a sua volta decide di minacciare usando le stesse armi in un certo senso terroristiche di Giuliano, cosa fa? Cattura la madre e la sorella e questo costituisce un po' il punto di debolezza di Giuliano. Egregio Scelba, sei proprio un miserabile, un uomo che non ha nessun pudore. Insomma, sei proprio un po' di tutto. Hai proprio insertato la via giusta. Credi che qui trovi quei miserabili dei mafiosi del 26, eh? Qui ci sono uomini. Cosa credi? Che arrestando le donne verremo a costituirci? Facci trovare le porte aperte. Povero bestione pelato. Brutto porco che sei, ti dico una sola cosa, che io non m'agenda a miserabili come te, capaci di lottare contro le donne. Io sono un uomo e mi comporto da tale con gli uomini e con quegli uomini ben armati. E ora ne vedrai le prove. Giuliano attacca un autocarro della polizia colmo di militari e diverse caserme. La squadra di Antonino Terranova ricomincia a compiere sequestri dei ricchi possidenti. Con il ricavato comprano munizioni e aiutano ancora le famiglie degli arrestati. Diventa un bandito efferato, si rende protagonista di assalti, di crimini che testimoniano il fatto che lui era diventato davvero un cane sciolto, un cane rabbioso. Quando la colonna di militari stava per rientrare dall'ennesimo rastrellamento, lui fece trovare le bombe anticarro durante la strada, un camion saltò per aria e morirono 7 carabinieri allora, altri rimasero feriti. Passava la storia con la strage di Bello Lampo. Evidentemente Giuliano può parlare, può raccontare quanto gli uomini dello Stato siano stati implicati nelle sue scorribande, quanto gli uomini che avevano liberato l'Italia avessero contribuito a creare i presupposti per la strage di Portella delle Ginestre. Oramai il bandito diventa scomodo per tutti. Lo Stato cerca di fare delle trattative usando come intermediario gli ispettori di polizia Ciro Verdiani. Cominciarono gli accordi, gli incontri, le trattative per vedere di soddisfare le richieste di Giuliano.
Le prime richieste furono la liberazione di mia nonna, la liberazione di altri parenti, a condizione che lui non facesse più di questo tipo di attentato. Molti uomini ai servizi delle forze armate perdono la vita stando sotto gli ordini dello Stato nella caccia al bandito Giuliano, diventato oramai l'uomo più ricercato d'Italia. I carabinieri occupano la casa di Giuliano facendola diventare loro caserma. Gran parte degli uomini di Giuliano non se la sentono più di andare avanti e decidono di espatriare partendo da Tunisi. Giuseppe Passatempo muore in uno scontro a fuoco, mentre sulla morte di Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, rimangono ancora molti dubbi. È stato ucciso perché lui aveva tentato di sparare il capitano Giallombardo. Interrogato da questo capitano, lui gli aveva sottratto la pistola con l'intenzione di sparargli. Non è credibile perché Ferreri era già ferito, perché era all'interno di una caserma dei carabinieri molto guarnito, debilitata anche dal fatto che erano stati uccisi i fratelli e il padre. Non poteva avere tutte le energie e il sangue freddo necessario per tentare un'azione estrema per fuggire. Possiamo dire con certezza che i conti non tornano. Rimasto solo, Giuliano lega uno stretto rapporto con l'ispettore Verdiani, con il quale fa sempre più trattative. Gli propone l'espatrio, gli propone scambio di prigionieri e da quel momento in poi non ci sono stati più morti, non ci sono stati più scontri e quindi almeno si sono risparmiate delle vite. Il bandito è la preda che deve essere cacciata e deve essere alla fine ammazzata. Verdiani è quello che agisce su ordine del Ministero dell'Interno per cacciare questa preda, prenderla e stanarla, e il mafioso a contatto con Verdiani è quello che aiuta in questa operazione. L'ispettore Verdiani alla fine propone a mio zio addirittura di fare un film sulla sua vita, gli procura persino un sosia che lo impersona durante le riprese di questo film. Verdiani avvicina il bandito istigandolo a scrivere un memoriale. Giuliano fa il primo memoriale in cui dice delle cose, fa il secondo memoriale in cui si fa carico di tutte le responsabilità della strage di Portella della Ginestra, si parla di un terzo memoriale semplicemente per depistare. I memoriali lasciati da Giuliano, così come le lettere che inviava ai politici tramite giornali, presentano uno stile di scrittura che è stato spesso messo in discussione. Sicuramente operavano mani diverse e menti diverse. Riconosciamo perfettamente le lettere del Giuliano vero, di un giovane molto sveglio ma purtroppo illetterato. Un altro Giuliano che invece mandava lettere ai giornali, lettere all'Icausi, e lettere a Montalbano, che erano perfette, proprio con una grafia chiara. Sul piano letterario direi aulica. Scelba vuole porre fine alla vicenda e sostituisce l'ispettore Verdiani al colonnello Ugo Luca, al comando dell'appena costituito CFRB, Corpo Forze Repressione Banditismo. Il colonnello, uno dei feriti nella strage di Bellolampo, ha ai suoi ordini 27 ufficiali dei carabinieri, 16 di pubblica sicurezza, 1500 militi dell'arma e 500 agenti di polizia. Le squadriglie vegliano ininterrottamente in 70 zone su circa 4.000 km quadrati dove regna il bandito. Giuliano non fu preso e non fu cercato veramente fin quando servì a questo affare internazionale della Sicilia. La sostituzione viene presa male da Verdiani, che si rifiuta di collaborare e di consegnare le informazioni raccolte. Questo farà sì che la cattura di Giuliano diventi ancora più difficile. In realtà sono dei vecchi rottami del regime fascista che vengono, come tanti altri, riciclati all'interno delle istituzioni repubblicane. Svolgono azioni molto sporche. Tre giornalisti dedicano tre puntate settimanali su Oggi e in America su New York Times in esclusiva mondiale. Sono gli unici che riprendono in pellicola Giuliano. Vengono accusati di apologia di reato.
Questo è forse il più eclatante servizio giornalistico di tutti i tempi fatto su un latitante. A Palermo arriva una giornalista svedese, Maria Tecla Ciliacus, che fa visita a Giuliano per un articolo. Viene arrestata e con l'intervento diplomatico svedese espulsa e bollata con il marchio non desiderata. La donna, anche essa etichettata come spia, aveva in realtà altri interessi per Turidu, tant'è che lungo gli anni invierà lettere affettuose alla famiglia Giuliano. Era bello, il fatto che fosse un uomo di potere aumentava il suo fascino, e la leggenda vuole che naturalmente in quei giorni lei goda del fascino di Giuliano. La data del processo sulla strage si avvicina. Molti presumono che Giuliano debba morire, ma lui non ha ancora giocato tutte le sue carte. Li causi, il segretario del Partito Comunista, glielo scrive dalle pagine dell'Unità: ma stai attento, parla di chi c'era con te nella strage, perché tanto ti fanno fuori. Gaspare Pisciotta, l'amico con il quale Giuliano fece un patto di sangue, tradisce, in cambio di promesse accompagnate da un attestato di benemerenza firmato dal ministro Scelba. Si era fatto convincere dalle promesse di immunità e di compenso dell'eventuale taglia se avesse collaborato a chiudere questa vicenda con la morte di Giuliano. Mi circolava liberamente armato per le vie di Palermo in compagnia del capitano Firenze, e gli facevo un po' da ospite, da anfitrione. È sempre stato a fare questo doppio gioco o un ruolo di spionaggio contro spionaggio. Alle prese con il progetto film, Ciro Verdiani avverte Giuliano del tradimento. Ma come avrebbe voluto Turidu che finisse il film sulla sua vita? Nella sceneggiatura era prevista una morte di Giuliano per conclusione della storia. Si sarebbe trattato di una morte falsa, dove colui che lo impersonava avrebbe fatto finta di morire. Il 5 luglio 1950, poco prima del processo sulla strage, Giuliano viene ritrovato morto nel cortile della casa dell'amico avvocato di Maria a Castelvetrano. Si comunica ufficialmente che è stato ucciso in un conflitto a fuoco avvenuto la notte precedente con un reparto di carabinieri alle dipendenze del capitano Antonino Perenze, un uomo del colonnello Luca. Sulla fine del bandito appaiono subito diverse incongruenze. Si ripeteva il canovaccio di sempre, il canovaccio delle collusioni. È chiaro che l'atteggiamento del colonnello Luca è sintomatico, cioè lascia capire che in quel periodo esistevano delle forti interrelazioni tra banditi e forze di polizia, si cercava di coprire l'opinione pubblica. Tutta la dinamica della messa in scena prendeva acqua da tutti i lati, in maniera particolare per le macchie di sangue presente sulla schiena di Giuliano e non giù sul pavimento del cortile. Cioè, se uno viene ucciso ed è riverso in quella posizione, il sangue lo deve avere davanti, non dietro. Quindi significa che qualcuno lo ha preso e portato là. Giuliano aveva la cintura e tuttavia questa cintura non era messa nella posizione giusta. La sua morte è un segreto di Stato, perché la verità ufficiale della morte è sicuramente del tutto fasulla, ma questo si è saputo quasi subito. Tommaso Besozzi trova gli elementi incongruenti e pubblica subito un articolo nel quale smentisce la versione ufficiale della morte di Giuliano. Il giornalista finirà la sua vita con uno strano suicidio. È stata smascherata a livello giornalistico, perché a livello giudiziario non è successo completamente niente.
Il processo sulla strage della Portella della Ginestra, spostato da Palermo a Viterbo, inizia con l'ormai dichiarato autore già deceduto. Le persone che furono condannate per la strage di Portella della Ginestra erano tutti innocenti perché non erano presenti nel luogo, tranne due che erano presenti però non erano colpevoli. La sentenza era stata già scritta prima ancora che si celebrasse il processo. Si è tagliata la testa per quanto riguarda le responsabilità, i mandanti. Anche a Gaspare Pisciotta le promesse non vengono mantenute e viene arrestato. Autodichiara di essere stato lui a uccidere Giuliano, ma le dichiarazioni si dimostrano inutili. Il bandito rimane comunque in carcere e quindi minaccia di parlare. La storiografia attribuisce a Gaspare Pisciotta l'uccisione di Salvatore Giuliano perché lui stesso si autodichiarò l'autore della morte di Giuliano, ma in realtà era anche questa una strategia processuale che gli aveva suggerito il suo avvocato per indurre lo Stato a dargli l'attestato di benevolenza alla libertà che avevano pattuito. Quindi si è reso conto che sarebbe stato condannato per una strage che lui non aveva commesso, alla quale non aveva partecipato con lo schieramento di Giuliano, ma semmai era stato collaboratore dei servizi. A un certo punto anche Pisciotta è stato tradito. Lui ha collaborato con le forze di polizia, più precisamente con i carabinieri, per la cattura di Giuliano, pensava di farla franca, pensava di avere quel salvacondotto che gli permettesse di vivere liberamente il resto della sua vita, e invece è stato arrestato. Lui minaccia lo Stato, dice: se fate questo a me, mi mettete nelle condizioni per dire le verità che io conosco. Pisciotta ormai non ha più nulla da perdere. In mezzo al processo comincia a dare i nomi dei mandanti della strage. Al processo di Viterbo il nome di Scelba è stato fatto. È stato fatto da Pisciotta, è stato fatto da altri banditi. Il nome che è stato fatto con maggiore insistenza è stato quello di Bernardo Mattarella. I giudici alla fine ritengono che non sono elementi utili alla fase istruttoria dibattimentale del processo stesso. Sia nel caso di Mattarella e tanto più nel caso di Scelba non si è arrivati a nulla, perché è apparsa esagerata l'affermazione che addirittura un capo di governo potesse trattare con un bandito. Prima che parli troppo, Gaspare Pisciotta, trovatosi nella cella insieme al padre, viene avvelenato. Gaspare Pisciotta, temendo di poter subire qualche attentato alla sua vita, chiese di essere trasferito dal braccio dei siciliani del Lucciardone al braccio dei calabresi. Fu detenuto all'interno di una cella insieme con il padre. Da una dichiarazione emessa dal maxi processo contro Andreotti da parte del pentito Antonino Mammoliti, figlio del capo Ndrina, quindi dell'Ndrangheta calabrese, appare chiara tutta la vicenda. Più volte sussurrata. Il veleno per chiudere la bocca per sempre a Gaspare Pisciotta fu richiesto dalla mafia siciliana ai colleghi calabresi, proprio perché Pisciotta si trovava nel braccio dei calabresi. La presenza mafiosa diventa importante quando si tratta di eliminare tutte le sbavature che in quel periodo sono state fatte. Quindi la strage di Portella della Ginestra ha delle smagliature evidenti, e quindi in quel contesto la mafia assume un ruolo ben preciso, cioè dire quella di riuscire a coprire questo affare prima ancora che con la segretazione ufficiale, attraverso tutta una serie di atti criminali. Risulta anche che addirittura il padre di Gaspare Pisciotta fu chiamato e informato che doveva essere soppresso il figlio, e che non solo non poté ribellarsi, perché lui era un ergastolano comunque legato anche agli ambienti mafiosi, non solo, ma dovette anche collaborare. Senza scontare l'ergastolo, il padre esce dal carcere dopo soltanto 8 anni per grazia conferitagli dall'allora presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi.
C'è ancora gente che deve essere messa in silenzio per sempre. Lungo gli anni si susseguono morti inspiegabili, a volte da mistero. A distanza di qualche giorno fu avvelenato in carcere Angelo Russo, che aveva raccolto le confidenze di Picciotti, a cui Picciotti aveva raccomandato di raccontare tutto qualora gli fosse successo qualcosa. Gente ammazzata, gente che sparisce, infarti improvvisi, gente che evidentemente era stata testimone e che era poi diventata troppo scomoda. Ciro Verdiani, l'ispettore che muore improvvisamente, il giudice Scaglione, una lunga scia davvero di morti. Nel 2010 lo storico Giuseppe Casarubea chiede alla Procura di Palermo di riaprire la bara nella cappella della famiglia Giuliano per accertarne l'identità del cadavere. La riesumazione include un esame del DNA che accerta il 90% di compatibilità comparato con il DNA del nipote Giuseppe Sciortino. L'inchiesta è stata considerata soddisfacente e ulteriormente archiviata. Andiamo a vedere il DNA, lo possiamo togliere dal dente, allora pigliamoci il dente, no, pigliamoci la costola, no, vediamo l'altezza, tagliamo la tibia, e quindi per me era un ulteriore vilipendio. Sempre nel 2010, alla morte dell'amico avvocato di Giuliano, spuntano fuori delle testimonianze sconvolgenti, considerate attendibili dalle forze dell'ordine. Era nel cortile di casa dell'avvocato che Giuliano fu ucciso. In questo senso depongono le dichiarazioni rese in punto di morte dell'avvocato Gregorio Di Maria di Castelverrano, che raccontò agli infermieri che lo assistivano la storia rocambolesca di una notte che divenne per lui il rimorso di tutta una vita. L'avvocato De Maria in questi 60 anni ha sempre confermato la versione ufficiale perché aveva paura per la sua incolumità. Era stato più volte minacciato, come lo mi disse negli anni, e non doveva assolutamente parlare. L'avvocato De Maria era presente quando l'ispettore Verdiani disse a Salvatore Giuliano: scrivi quella cosa di Portella della Ginestra, che l'hai fatta tu, e io ti do la possibilità di farti espatriare, altrimenti la trattativa non si può fare. Gaspare Picciotti doveva fare parte della trattativa. Prima andava via Salvatore Giuliano e poi dopo Gaspare Picciotti. Però il patto non è stato rispettato, che poi Gaspare Picciotti non solo è andato a finire in galera, ma pure gli hanno dato l'ergastolo. Di Maria mi parlò anche di Stan, il giornalista americano che si era appassionato alla storia di Salvatore Giuliano, e mi disse che lui è stato uno dei protagonisti per la fuga in America di Salvatore Giuliano. La cosa di Portella della Ginestra, che è praticamente molto importante, dove l'avvocato mi smentisce che l'ha fatta Salvatore Giuliano, anzi lui si era lamentato aspramente di questa cosa, perché nel memoriale che aveva dato, che aveva scritto all'ispettore Verdiani, che era suo amico, dove ci mangiava e ci beveva a casa l'avvocato, e aveva scritto che l'aveva fatta lui, solo perché dovevamo fare quella trattativa e lui si doveva accollare questa cosa che non aveva fatto. Salvatore Giuliano giurò all'avvocato che sarebbe tornato in Sicilia per ammazzare tutti quelli che gli avevano accollato quella cosa di Portella della Ginestra, però come dice l'avvocato lo sapeva che non sarebbe più tornato. Alla domanda io gli ho fatto lo stato che faceva, lui mi disse: che ti devo dire, che il ministro dell'interno nomina Messana il capo della polizia quando questo è un criminale di guerra e nessuno parla, neanche De Gasperi. Poi Scelba, che sa tutto dei servizi segreti, alleanza, carabinieri, esercito, nega che lo Stato c'entra con le strade di Portella della Ginestra, anzi incolpa i feudatari e i braccianti agricoli. La notte prima che venne ucciso Salvatore Giuliano, vennero i carabinieri e la società, la loggia, a casa sua per concordare il tutto, perché invece di Salvatore Giuliano doveva essere ucciso un'altra persona. La notte, quando Salvatore Giuliano doveva morire, si presentò a casa sua Gaspare Picciotti, e non era, per come mi dice l'avvocato, il traditore, ma anzi era l'amico di Salvatore Giuliano che lo doveva aiutare a fare questa farsa.
Gaspare Picciotto salì a casa dove c'era l'avvocato e Salvatore Giuliano. Appena era tutto pronto, sparò un colpo in aria dalla finestra del cortile che dà sul cortile, la casa dell'avvocaticchio. Così è iniziata la farsa. Arrivò il falso cadavere, lo sistemarono a terra e poi sentì l'avvocato e dei colpi di mitra, gli hanno sparato, malgrado lui già fosse morto là a terra. Salvatore Giuliano si nascose sotto al letto. Sotto il letto, che era una cosa facilissima da trovare, però siccome erano tutti d'accordo, non l'avrebbe trovato nessuno, perché tanto lui, come mi dice l'avvocato, era già morto là fuori. L'avvocato di Maria mi parlò pure del povero giovane che era stato ammazzato al posto di Salvatore Giuliano, un giovane di Altofonte che lo usavano come controfigura per Salvatore Giuliano. E mi disse pure il nome, mi disse che si chiamava Antonino Scianna. In una scrittura privata, ulteriore all'intervista, l'infermiere Giusto Zito subentra con delle dichiarazioni che integra nella sua testimonianza, spiegando che, intimorito, non diede tutte le informazioni su quello che l'avvocato Gregorio Di Maria lasciò. Mi voto e mi rivoto. Questa era la canzone che ascoltava Salvatore Giuliano nelle sue notti insonne. Per come mi ricordo, c'erano tante E senza accento e verbi sbagliati e per la strage di Portella tutto si rivolgeva a voscenze. Integro qui le parole che erano scritte nella lettera che mi lasciò l'avvocato e che non ho più, dove, come mi disse lui, erano scritte in presenza sua, prima che Turidu partisse per l'America, firmata da Salvatore Giuliano. Io, Salvatore Giuliano, nato a Montelebre il 16 novembre 1922, sottoscrivo che nelle mie parole vive la verità sui mandanti della Portella, dove io non ho sparato o colpito persone. Sono stato ingannato. Scelba era il coppo. Voscenza Mattarella, amico del popolo, o dei mafiosi, o dei politici mafiosi. Lui sa cos'è successo. Mi aiuterà ad andare via insieme agli altri. Perché queste mie parole, scritte e sottoscritte, sono da condanna a chiunque possa rimangiarsi la parola. E li affido a un amico sincero che supporta la mia persona. È un fratello che non mi tradirà mai. Ho levato il pezzo di pane, il sacco di frumento, la vostra arroganza e la vita. Come avete fatto a me, alla mia famiglia e al mio popolo. Perché mentre io scrivo la mia verità, voi avete annullato la mia vita. Ma cambierò anche la vostra di usurpatori. Il popolo è con me e mi è testimone. Io non pagherò per le vostre colpe. Ho già da espiare le mie. Avrei preferito morire, ma non posso più permettermelo. Un giorno tornerò e pagherete. Queste sono le mie ultime parole, scritte e sottoscritte e giurate. Salvatore Giuliano. Mi voto e mi rivoto sospirando. Passo senza sonno e l'impigrizzità io contemplando li passo di la notte sino a giorno e ti hanno un po' su ora. Quannuca io taglio a lassari, quannu la vita mia.
se mori. Lo sai quando che io taglio all'assari, quando la vita mia finisce e mori. Passo